Salve a tutti Marines e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, ci troviamo in un nuovo video tutorial. Ebbene sì, oggi infatti vi mostrerò come creare un titolo con sfondo nero trasparente su Adobe Premiere Pro. Iniziamo! Bene, ci tengo a precisare che questo video mi è stato richiesto sulla mia pagina di Facebook. Dunque, se avete qualche tutorial o video che vorreste appunto vedere, potete ovviamente scrivermelo là, oppure su Instagram, Twitter, YouTube. Avete l'imbarazzo della scelta, quindi decidete voi. Quindi iniziamo subito col video. Per prima cosa, ovviamente, andiamo a creare un nuovo progetto su Premiere Pro. Per creare un nuovo progetto ci basterà cliccare su Premiere e andare a cliccare su Nuovo. Una volta fatto ciò, ci troveremo in questa schermata. Se non sapete bene come utilizzare Premiere, vi lascio sopra nella i un video che ho già realizzato nel quale spiego passo passo le basi per utilizzare Premiere. Tenete conto che è un video che ho fatto uno o due anni fa, quindi la qualità non sarà dei migliori, ma comunque è un video che spiega passo passo come utilizzare il programma. Se sapete invece già utilizzare Premiere, seguite il video. Per prima cosa andiamo a importare il video. Per esempio importo questo. Bene, io in questo caso preferisco creare una sequenza trascinando direttamente il video. Se voi volete dare delle impostazioni personali, potete andare su nuova sequenza e andate a scegliere voi le impostazioni. In questo caso io semplicemente lo prendo e lo trascino qua. Perfetto, questo è un video che ho realizzato sul canale, quindi comunque potete trovarlo. Allora, come prima cosa ovviamente noi dobbiamo andare a creare il titolo. Quindi per creare un nuovo titolo andiamo su nuovo elemento, titolo, andiamo a scegliere le impostazioni e clicchiamo su ok. Una volta fatto ciò andiamo a creare appunto il titolo facendo in questo modo e scrivendolo. Ok, andate a dare le impostazioni che volete voi, appunto dimensione, colore, eccetera, e lo metto in questo caso al centro. Una volta fatto ciò, chiudo la schermata. Come seconda cosa, ovvero il passo più importante, andiamo a creare lo sfondo nero che successivamente diventerà trasparente. Per prima cosa andiamo sul nuovo elemento e andiamo a cliccare su mascherino colorato. Una volta fatto ciò, ci comparirà questa schermata. State attenti, non cliccate ancora niente perché noi dobbiamo andare a cambiare le impostazioni di larghezza e altezza. In base alla dimensione che volete dare al vostro sfondo nero, dovete scegliere le dimensioni di appunto il mascherino colorato. Io in questo caso come larghezza lascio 1920, che è la larghezza del video, è questa parte qua. Ma come altezza la modifico e metterò 400, quindi da essere così diventerà 400 e quindi sarà più o meno così. Gli FPS decidete voi, io lascio 30, andiamo su ok, scegliamo il colore, in questo caso io metto nero, e potete dare anche un nome. Io in questo caso lascio così. Come vedete ci ha creato il mascherino colorato. Ora noi andiamo a modificare l'opacità del mascherino. Come prima cosa lo prendiamo e lo trasciniamo sopra la clip. Mi raccomando, state attenti, sopra la clip, non sotto, non di fianco, no, sopra. State attenti. Come seconda cosa andiamo a cliccare sulla clip del mascherino colorato. Mi raccomando, perché altrimenti non vi fa modificare niente. Una volta fatto ciò ci spostiamo sopra il mascherino colorato con la timeline. Andiamo a cliccare ovviamente e andiamo su controllo effetti, andiamo sulla sezione opacità, clicchiamo questo tastino e andiamo sulla linea in cui c'è opacità selezionato in blu con 100%. Noi andiamo a tenere premuto e spostiamo il mouse verso sinistra e quindi come vedete l'opacità della clip cambia, in base al valore diventerà meno o più opaca. Questo sta a voi decidere, io lascio in questo caso 85%. Una volta fatto ciò possiamo tornare nella sezione della timeline, prendere il nostro titolo che abbiamo creato in precedenza e trascinarlo, mi raccomando, sopra la clip del mascherino. Come vedete avremo la scritta, in questo caso tutorial Premiere, e sotto quella del mascherino. Ovviamente in base alle dimensioni del mascherino io vi consiglio di modificare il vostro titolo, potete fare così per esempio e modificare il titolo per dare un effetto diciamo un pochino più professionale. Possiamo dare transizione video, dissolvenza incrociata, andiamo a prenderla e a trascinarla sulle clip in questo modo e come vedete ci sarà un effetto diciamo di dissolvenza. Vedete un po' e poi piano piano scompare. Bene Marines, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di seguirmi sui social che trovate in descrizione come Facebook, Twitter e Instagram. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Aquamarine!